Salve, buongiorno a tutti. Oggi è il 30 di maggio. Pausa. Allora, questa mattina, come sempre, ho molte cose da raccontare. Se volete ascoltare, se siete interessati. Ovviamente poi darò anche un'indicazione, una previsione, una lezione sull'altro canale, sul Rumble. Sapete che le previsioni le metto di là. E voglio iniziare con questa tavola. Questa tavola si chiama I Maestri delle Decadi. Anche questa l'hanno pubblicata. Che a voi giocatori è inservibile. Perché potrebbe essere inservibile? Ve lo spiego subito. Perché questa mi permette, a me che conosco, che la leggo questa tavola, mi permette di conoscere i tempi e i cicli in cui siamo. Vi faccio un esempio. Allora, mentre entriamo nel mese dei gemelli, noi entreremo nel ciclo di Giove, di Marte e poi nel Sole. Il ciclo della Luna, quello che porta fuori il 19, che ovviamente non conviene giocare il 19 in questo mese, almeno il 19 che ho calcolato io, o comunque conviene giocarlo verso la metà del mese, quindi dalla metà del mese in poi, che sono delle terzine. Quindi conoscere appunto questa tavola permette questo. Questa si chiama I Maestri delle Decadi. Questa tavola, vabbè, l'ho rimesso via. Allora, io uso dei libri che uso, ho letto dei libri, li ho studiati e uno di questi si chiama, intitolato Astrologia Araba, che è scritto da Hanbalain, Robert Hanbalain, che non gioca all'otto, era un astrologo che è nato nel 1904-3 ed è morto a Parigi nel 1997. Se qualcuno gli viene in mente adesso di spacciarsi per Robert Hanbalain, sappiate che lui nell'astrologia araba prima di tutto è morto. Non parlava del lotto perché evidentemente è ovvio che nessun astronomo e astrologo si è mai non abbia mai pensato che il cosmo era legato all'estrazione delle lotterie. E se voi vedete qualcuno che si spaccia per Robert Hanbalain, sapete che è già morto nel 94. Magari che vi pubblicano questa tavola, no? Perché poi ho visto tra le altre cose, buffamente, con l'incompetenza dell'uomo che non ha voglia di studiare, hanno pubblicato questa tavola senza i mesi. Era così. Pensate l'ignoranza dove arriva. Era così la tavola. Ora voi capite che se togliete i mesi qua, è come avere un motorino scassato targato Roma. Perché targato Roma? Perché è un messaggio questo, no? Targato Roma, motorino scassato, di uno che non ha nemmeno i soldi per mettere la benzina, che non ha mai studiato un giorno della sua vita e pretende di parlare di questo. E la pubblica anche. Bene. Ok. Adesso stamattina io vi parlo del parallasse. Il parallasse ve lo spiego su Rumble. Intanto, ecco, no, prima voglio dire un'altra cosa. Non ho potuto pubblicare lo scontrino semplicemente perché sono rimasta senza inchiostro nella stampante. Questa mattina mio marito mi va a comprare la cartuccia. Quello che voglio dire a tutti voi giocatori è che questa era una sestina che avevo pubblicato il 19 di maggio a tutti. Questa l'avevate tutti. Perché sono sicura che l'avevate tutti? Perché una signora che mi segue da moltissimi anni, vabbè, posso dirlo il nome, tanto voglio dire il suo nome
piuttosto comune. La signora Elena, che mi segue da tantissimi anni, ha fatto il terno perché l'ha giocata fino all'ultimo. Quindi fino all'ultimo, dal momento che l'ho pubblicata il 19 di maggio ed è uscita il 26, ha fatto il terno. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che comunque la cinquina è stata fatta con la base già di un terno. Quindi la possibilità di fare la cinquina era altissima dal momento che ho già la base. Io ho la base delle mie sestine, ho la base degli ambi, dei terni. Io sono già comoda, no? Cosa vuol dire comoda? Vuol dire che se io aggiungo dei numeri qua, come minimo faccio la quaterna. I numeri quali erano? Erano i numeri specifici da aggiungere qua. Ora non so se riuscite a seguire il mio ragionamento. Chi dice che non è vero e che sono tutte balle, che io ho fatto la cinquina, deve sapere comunque, e voi lo sapete, voi che mi state seguendo, sapete molto bene che la base era questa. E la prossima vediamo qual è, perché quando sarà finito il ciclo, il primo ciclo, io avrò sempre l'ultima cinquina che manca, perché questa tavola, questo mese ha dato qualcosa come una quarantina di ambi. E un paio di terni in sestina. Orecchini strepitosi, guardate che colore. Aspetta che ve li faccio vedere intanto. Guardate che colore. Questi sono i colori che prediligo. Guardate che meraviglia. Si intonano col colore dei miei capelli che ho fatto l'ennè giovedì, mi pare, giovedì o venerdì. Ora c'è qualcuno che ha lo sbattimento, ha uno sbattimento totale per cercare le tavole. Allora, intanto voglio rimarcare, sottolineare che la tavola della luna di cui vi ho dato spiegazione non la trovate sui libri dell'Alfonso del Bello, non la trovate nemmeno sui libri di Robert Hamblin, sui libri degli astronomi non la trovate perché quelle sono state calcolate sulla cartelletta rosa e la cartelletta rosa non la trovate né sui libri, quelle tavole lì, e tantomeno su internet. Quindi tutto lo sbattimento che fate è uno sbattimento non solo inutile, ridicolo e divertente in qualche modo, no? Perché noi ci divertiamo, almeno noi noi ci divertiamo, punto. Allora, questa mattina io vi parlo del parallasse, che è una tecnica dove si sa che si prendono determinati numeri, si sa come ruotano, come girano, come funziona, o comunque si dovrebbe sapere per far sì che abbiate dei numeri vincenti. Perché non è vero, non è poi così vero che si vince con l'ambos ruota, si vince con i numeri che escono all'estrazione. Perché l'ambo su ruota, se lo giocate per un anno di fila o per 6 mesi, ti saluto di netta. Allora, ritornando alla a bomba, come si dice? Beh, insomma, è una parola un po' inappropriata in questo periodo, non si scherza sulle bombe. Comunque, questo avevo già la base per formare la cinquina e questo l'avevate molti di voi, qualcuno di voi l'avrà giocato, qualcuno non l'avrà tenuto nemmeno in considerazione. Sappiate che questo era la base per fare la cinquina perché io l'ho pubblicato il 19 di maggio. Questa sono i maestri delle decadi, che non serve a nessuno, perché se non sapete leggere, non sapete sfruttarla questa, non sapete quando inizia il ciclo, no? Perché il ciclo del sole
non inizia all'1 come il calendario, il nostro calendario che abbiamo lì in cucina. Inizia qualche volta al 21, qualche volta al 22, qualche volta al 23. Basta guardare le efemeridi, il cambio dello zodiaco qua, in che giorno c'è scritto sulle efemeridi. Basta saperle leggere. Allora, il messaggio è: se non avete mai studiato, se siete, diciamo, delle persone che avete vissuto col trallallero trallallà, che è vostro diritto, perché il diritto anche di non studiare, di non fare niente nella vita, è un diritto che si acquisisce, almeno io no, a me piace studiare, mi piace lavorare, tanto è vero che sono le 7:25. Stamattina sono già qua che faccio un video bella pronta, preparata, perché stanotte sono stata su, per esempio, fino alle 2:30, sì, fino alle 2:30, per trovare, non per trovare, perché già la conoscevo, il parallasse, per prendere appunti sul parallasse. Ora vi voglio ricordare a tutti voi, sempre se lo volete, no? Che se volete seguire la Marci, sono io che vi darò informazioni sulle tavole astronomiche, perché le ho io, non le ha un altro. Potete prendere tutte le tavole che volete, far sui pastrocchi, i pastrugni, gli scempi, quello che volete. Questa tavola qua non serve per giocare al lotto, questa. Questa tavola qua serve per vedere esattamente più o meno in quale ciclo siamo. Il ciclo della Luna, come avete visto, il 19 è uscito perché si interrompe questo mese, no? E nel segno dei gemelli, si interrompe per riprendere la sua corsa al ciclo dopo il 20. Questo è tutto. Adesso, se mi volete seguire su Rumble, io vi spiego. Cos'è il parallasse? Che è questo? Vi spiego come funziona. Ciao a tutti e grazie.